sapevamo alla vigilia che la trasferta di Foligno sarebbe stata più difficile di quanto non facesse pensare la classifica degli Umbri, e questa previsione non è stata smentita. Il Teramo ha pareggiato per la prima volta in questo campionato e, lo premettiamo, è stato un pareggio che in fin dei conti sta anche stretto ai biancorossi. Ancora una volta la squadra di Rumignani ha condotto una gara molto accorta, attenta a sfruttare tutti gli spazi che le si presentavano, e ha corso certo anche dei pericoli almeno in 3 occasioni. Ma c'è sempre stato Barboni che prontissimo ha sventato il pericolo. Ancora una volta il Teramo, che viene pressato, esce a testa alta dal confronto, rendendosi più volte pericoloso. Tante certezze sono emerse dalla gara del Santo Pietro. Innanzitutto la conferma che il Teramo è squadra, un 11 che riesce a venire fuori bene da situazioni confuse. E poi la messa in evidenza della grande maturità tattica raggiunta da Roberto Cappellacci, forse il migliore in campo a Foligno. I suoi numeri i suoi dribbling perfino i suoi assist sono importantissimi nell'economia della squadra. Ma Cappellacci non è stato il solo protagonista della bella prestazione in terra umbra. Chi ci è piaciuto tanto è stato Angelo Pierleoni, potentissimo nelle sue progressioni sulla fascia. Preciso nelle conclusioni. Ha trovato finalmente il ruolo a lui congeniale, partendo da lontano e sfruttando le sue doti di scattista. A Foligno ha più volte umiliato nei dribbling nonno Ceccarini. Ancora la prova egregia fornita da Barboni con i suoi interventi risolutori su conclusioni a botta sicura degli avversari. Oppure il solito ottimo tempismo di Solfrini, grande incontrista. O l'ottima prova fornita dall'esordiente Maurizi, chiamato a sostituire lo squalificato Simoni. Contro il Teramo un Foligno disperato, proteso alla ricerca dei 2 punti, con in avanti l'evanescente Cornacchini, a rinverdire in fausti ricordi per i tifosi biancorossi, ed accanto a lui Mazza, ex di turno, ormai l'ombra dell'inesorabile bomber di diverse stagioni fa a Teramo, alle prese con evidenti problemi di forma e anche d'intesa con i compagni. Un cenno doveroso è da fare per Giovanni Salvatori, mancato match winner di Teramo Foligno. Le sue conclusioni, senz'altro favorevolissime per sbloccare il risultato, sono state mancate, forse per eccessiva leggerezza.
coraggio, Salva. Se fossi riuscito nell'intento, ora avresti affiancato Del Pelo nella classifica marcatori. Forza, già da domenica con l'Andria potrà rifarti. Teramo che pareggia, Martina che perde. Il distacco si riduce ad un punto, la vetta è più vicina. Il Teramo macina gioco ed è già al quinto risultato utile consecutivo. A proposito, noi sapevamo che i sassi fossero caratteristici di Matera. Invece, anche a Foligno ne abbiamo visti tanti, soprattutto quelli che giungevano dall'alto al nostro indirizzo. Ehi, Folignati, invece dei sassi, tirate dei punti al vostro Foligno che ne ha tanto bisogno. Se siete in coda, la colpa non è poi tutta degli arbitri.